Ciao a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta sul mio canale. Siamo di nuovo qui su World of Warcraft. Come promesso, un video sulle New Merrigan. Innanzitutto voglio ringraziarvi per le iscrizioni. Siamo diventati 90 ieri e continuiamo così. Arriviamo a 100 per un video speciale, a cui vi ringrazierò e ne vedrete delle belle. In questo video, sperando che questo DPS accetti. Eccole qua, le New Merrigan, uno dei dungeon più belli mai fatti e più divertente, anche Saluti, se è luce sottovalutato del giorno, perché è un brucia. livello 20, quindi non è che tra il livello 25 e me pare si sblocchi. Molto semplice, anche se siamo erlummati, diciamo, non abbiamo grandi problemi. Farò healer perché mi piace curare, sono un main healer sui miei personaggi e quindi. Allora, vediamo un po'. Ok, non abbiamo molte spell di cura ancora, però queste dovrebbero bastare. Possiamo anche permetterci di fare un po' di DPS. Voilà. Vedete quanto è bello? Siamo nella città degli gnomi, diciamo. Praticamente questa è una istanza sotterranea dove ci sono tutti questi gnomi avvelenati elite insieme a dei troll è molto suggestiva la cosa, molto divertente e è sicuramente uno dei dungeon, un must to do, diciamo, che siete obbligati a fare durante il vostro percorso per livellare. Io spero in un giorno che ci sarà un viaggio del tempo con le New Merrigan, oppure la possibilità di portare questo dungeon mythic, Lei ha detto che perché il mio sarebbe abito era veramente davvero una moda, interessante. 10.000 anni fa. Allora, qua Questi vedete, abiti questo è il della primo notte sanno boss. davvero Dovremo colpi per intanto far chiunque. esplodere qui, se non erro. Ecco qua, vediamo se riusciamo a scoprire da dove vengono questi i trog, no, i troll, scusate. Quello è del Signore degli Anelli. Allora, che dovevamo fare qua? Ok, hanno parlato con la gnoma. Eccola qua. Quanto è piccolo. Ecco, cercherò di caricare questo video in 1080 perché guardate quanto sono definiti i dettagli. Nessuno gioca mai in prima persona, è impossibile, diciamo, è abbastanza scomodo, però è molto suggestivo e divertente vedere le cose anche dal punto di vista della prima persona con questo. In questo gioco, anche se è difficile, ovviamente non potrete mai raidare o fare cose in terza persona, in prima persona. Allora, vediamo un po', dovrebbe esplodere qualcosa. Voglio vedere se ho dimenticato qualche spell. No, ok, c'è tutto il necessario. Ma vedete, già ci sono gli elfi nobili oscuri. Ecco qua. Quindi, anzi, tutti i nobili oscuri. Nel prossimo video, come ho già detto, dopodomani, livelleremo insieme l'elfo del vuoto, mago ovviamente, e parleremo di come sbloccare queste classi. Vediamo un po' qua che succede. Ok, tanto qua non c'è nessuno. C'erano degli spawn di trog, se non erro, eccoli qua infatti. A questo livello non abbiamo assolutamente problemi, anche perché siamo tutti arrummati. Voilà. Approfittiamo anche per farne DPS. Ho bisogno di un bersaglio. Ok. Questa è la parte, diciamo, più noiosa. Speriamo che questi tizi qui non abbiano voglia di saltare qualche boss. Farò di tutto per guidarli verso i boss giusti in modo corretto. Allora, volevo anche annunciare l'inizio di una nuova serie su Heroes of the Storm, a cui gioco ogni tanto ci gioco e quindi volevo fare anche dei video su quel gioco.
Inizieremo con una partita amichevole molto semplice. Se avete il vostro Battle.net, scrivetelo nei commenti per così vi aggiungerò. Allora, ok, adesso si aprirà quest'altra caverna. Potete coglierlo un quanto si sale velocemente. Lo sciamano, eccolo qui. Ma molto semplice, non c'è niente da fare. Quasi finita questa parte, diciamo che bisogna recuperare. Dai, su, esci boss. Oh, eccolo qua. Eccolo qua il boss. Voilà. Adesso inizia il divertimento. Ma questo boss è molto semplice. Ma giù veramente velocemente. Voilà, primo boss è andato giù e niente troppo. Perfetto. Abbiamo anche sbloccato Monastero Scarlatto. Prossimo video anche su questo. Faremo un po' di video di dungeon, sono molto divertenti. Poi farò una playlist dedicata fino ad arrivare alle mythic sul mio, diciamo, dalla parte dell'alleanza. Ok. No. No, non devi saltare, c'è un boss qui. Ok, diciamo di solito si salta qui. Un piccolo bug. C'è una piccola catena di guarigione. Questo è un altro boss. Ok. Questo è un po' più valuto, con un po' più danno il nostro avversario, il nostro compagno, diciamo. Purtroppo non ho molte spelle, ma ripeto, a livelli bassi bastano. Cercate di spruzzare anche, vedete, i bars. Ci sono delle, a volte le spelle si illuminano, vuol dire che avete un bonus su quella spella o un particolare effetto, come in questo caso che la mia eruzione benefica costa è più veloce da castare, vedete, e è anche critico. Ok, abbiamo fatto uno degli altri boss, però questa non ci serve, questa può essere utile invece. Distruggiamo. Distruggi. Ho scritto quello che ho detto. Ok. Qua c'è un cappellino davvero figo per il per il mage. Ok. Ma adesso dobbiamo fare questo qui. Intanto consegniamo la quest. Voilà. Interessante. 7000 punti di esperienza, ragazzi. Cioè, niente male. Ok, io consiglio sempre fate i dungeon, perché guardate quanta esperienza ho preso con una quest. Ora, non considerate gli heirloom, comunque avreste fatto, ecco,
4-5 tacchette a questo livello, che non è niente male considerando che dovrebbero essere solo una ventina le tacche dell'esperienza. Ok, questo ovviamente per lui super ghiarato, fa 6300 di vita a questo livello, è impossibile senza Erlum. Infatti cerchiamo di aggrare il più possibile, almeno rendiamo il tutto più interessante, no? Un po'. Tanto morire non moriamo, secondo me. Spariamo tutte queste. Oh, ora è più divertente. C'è il rischio che il tanto muoia, quindi. Non prendiamo anche più esperienza. Ok. Giustamente qui. Così, oh. Quanto è figo lo sciamano, ragazzi, per curare è veramente una delle classi migliori secondo me. Non ha burst di cure, ma tiene su veramente tanta gente contemporaneamente. Allora, dai, morite, poveri gnomini. Di cose da DPS, almeno accorciamo il dungeon quando servirà. Curiamo anche in questo caso. Voilà. Ok, siamo quasi arrivati al boss. Un po' se quanti ne abbiamo fatti, due e mancano ancora tre. Ok, guardate, in teoria ci sono scritte anche le abilità. No, perché è talmente semplice. Ah no, invece sì, un tempo si leggevano anche quelle a livelli bassi, purtroppo adesso non si rispettano più quelle cose, perché con gli Erlum e tutto quanto il gioco è diventato molto più semplice. Poi ovviamente la gente diventa anche più forte e non c'è bisogno di cercare di utilizzare le tattiche. Ok, di vita, okay. 73.000, no? Non è poco, dai. Non possiamo nemmeno interrompere, no, qua. Che non ce l'abbiamo, no. Non abbiamo l'interruttore. Ah no, ce l'abbiamo, non l'ho messo io. Ok, facciamo un po' di cose fatte bene. Ok, fuori due. Ah, chiave del laboratorio. Via, vediamo sta roba che non serve a niente. Voilà. Adesso teoria ci dovremmo buttare qua sotto. Ui, come sa?
Così. Veloci, dobbiamo ricollare il gruppo. Consegniamo la quest. Altre 7000. Adesso ci dà un'altra missione. Dovremmo liberare appunto questa parte del dungeon. Vedete? E poi c'è questo, se non erro. Scusate, eh? Dobbiamo ammazzare il meccaniere qua, che è l'ultimo boss, ma manca uno. Scriviamo. Ah, non leggo. Another. No, manca malattie. Ah, ha fatto morire il tank, che scemo. Ok, ho fatto un piccolo errore. Per scrivergli ho fatto un tank. Però può succedere. Alla fine non è niente di grave, però. Una norma. Perché non uccidono questo? Così io resto il tizio. Oh. Lo chiederò ok, ho scritto di non leftare dopo la fine dell'ultimo boss perché c'è un altro boss per gli obiettivi bonus, comunque 4000 di esperienza in più completerà il nostro video. Da solo non penso di essere in grado di farlo perché dovrei fare tantissimi danni in poco tempo e soprattutto anche curarmi, quindi non è possibile. A questo livello non è possibile. Basterebbe un'altra persona, ecco, in quel caso sì. Soprattutto che fosse il tank. Arrivati all'ultimo dei boss. Ok, ah, sta morendo il mago. E questi sono i casi in cui bisogna utilizzare le cure veloci come eruzione benefica, perché altrimenti si muore. Okay. Divertente quando c'è da curare molto. Oh, ecco il meccaniere. Non abbiamo nemmeno l'iro. Usurpatori! Numerica ne mia! Ok. Questo è più divertente già. Che ci sono degli app che spawnano, se non erro. Che bisogna uccidere. Allora.
sbagliato. Eccoli qua, infatti. Fa danno al gruppo. Ecco qua. Non nessuno che si impegna più come vecchi tempi a fare gli obiettivi, niente, ormai è solo una questione di arrivare al massimo livello. Devo interrompere, devo fare tutto io. Non ci sono più giocatori come me, ragazzi. Ok, abbiamo fatto l'ultimo boss, però, ripeto, non è finita. Intanto completiamo la quest, intanto questa lasciata. Ok ragazzi, purtroppo non possiamo ottenere il bonus. Abbiamo comunque fatto il tutte le quest. Abbiamo fatto il dungeon. Mancava giusto un bonus da ottenere con un boss che non abbiamo fatto perché la gente non ci ha voluto andare. Siamo anche saliti al livello 29, ragazzi. 29, ci avviciniamo a 30, dove sbloccheremo altra abilità, se non erro. No, è a 32. Cammino sull'acqua, molto utile quando si livella. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Spero il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao e al prossimo video.